Sono molto deluso e non tanto per la sconfitta, perché come ho già detto, il Feyenoord è una bella squadra, ma perdere così è veramente umiliante. Perdere così fa veramente male, perché prima del rigore di Pedro la Lazio non ha praticamente tirato in porta. C'è un colpo di testa nel primo tempo di Luis Alberto, nel secondo tempo quando sei sotto 2-0 devi riversarti in avanti e provare a segnare, non hai fatto un tiro in porta, zero. E soprattutto hai perso facendotela sotto. Queste sono partite in cui ci vuole carattere. Non bisogna aver paura. Marusic oggi si è fatta sotto in una maniera incredibile. Casale è stato imbarazzante. Felipe Anderson l'hanno mandato su chi l'ha visto, perché in campo non c'era. E così hai perso male perché hai preso 3 gol. Hai perso male perché non hai giocato. Hai perso male perché sul 2-0 non hai provato minimamente a reagire, ed è questa la cosa che preoccupa. Ho sbagliato, ho fatto un primo tempo di schifo. Il secondo tempo, guarda, piuttosto ne prendo altri 5, ma faccio almeno 2 gol. E invece niente, la Lazio ha giocato il secondo tempo come se stessimo noi in vantaggio di 2 gol. Cincischiando, girando il pallone indietro. Abbiamo passato il pallone a Provedel 1.000 volte oggi, 1.000. E siamo stati imbarazzanti, imbarazzanti, soprattutto senza cattiveria. Loro arrivavano primi sui palloni, se non prendevano un pallone prendevano la caviglia, correvano per 5, calci, corse, eccetera. Noi trotterellavamo, noi pipipipi, eccetera. Ci hanno massacrato. Oggi dire che la Lazio non meritava di perdere ci vuole un impegno incredibile. Oggi la Lazio ha strameritato di perdere, ha strameritato perché Casale ha fatto schifo, strameritato perché Malo si giocava con gli altri. Ma non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. Non è un problema di qualità, è un problema di carattere. Giocatori come Marusic non possono giocare a questi livelli. Perché se ti cacchi sotto quando giochi contro Feyenoord, allora quando giochi con Real Madrid che fai? Allora questo è il problema. È il problema perché Casale ha fatto di tutto per far segnare Gimenez. E ci è riuscito, per carità. Anche Marusic è un disastro. Ma io parlo sempre di loro due. Ma non è che il portiere avversario ha fatto una parata, una sul colpo di testa di Luis Alberto nel primo tempo. Basta, noi non abbiamo creato niente, niente. Vesino, fantasma, è entrato Guendouzi come l'altro. Anche Luis Alberto ha fatto poco o niente. Questa è una squadra che se l'è letteralmente fatta sotto. Letteralmente fatta sotto contro Feyenoord. Non ti puoi cacare sotto contro Feyenoord. Se giochi contro Real Madrid, il Manchester City, che fai? Qua è un problema di carattere. Qua c'è certa gente che purtroppo non può giocare. E questa era una prova importante, perché anche contro il Milan hai fatto la stessa partita. Primo tempo decente, senza cattiveria perché non ce l'hai, e il secondo tempo ti hanno travolto. E ogni volta che arriva una partita del genere, la Lazio fa lo stesso discorso. Ce la facciamo sotto e prendiamo un'imbarcata. Ripeto, il Feyenoord poi dietro te ne concede. L'abbiamo visto contro l'Atletico Madrid, l'abbiamo visto anche stasera perché il rigore è un regalo loro, ma loro dietro sbagliano e noi non abbiamo fatto mezzo tiro in porta, mezzo tiro in porta. Ciro Immobile oggi è titolare, ha fatto male, è entrato Castellanos, si è mangiato un gol che se mangiava, se lo sbagliava Ciro Immobile mi scrivate un miliardo di commenti: ah, deve morire, deve andare a ritarsi, eccetera. Castellanos pure oggi malissimo, malissimo, difficile salvarne uno. Però ripeto, oggi, secondo tempo, stai sotto 2-0. Mi devi mostrare una cattiveria di quelle che dici: sì, ho perso, però almeno un gol te lo faccio o ti dimostro che sono incavolato nero e ti faccio qualcosa. Niente, niente, non c'è stata la minima reazione. La minima reazione. Anche quelli che sono entrati, Lazzari, zero, solo Pedro, come al solito. Ecco, a noi servono più giocatori come Pedro. Più giocatori come Pedro, che sono dei campioni. Perché non se la fanno sotto giocando in Olanda col Feyenoord, non se la fanno sotto mai, ogni partita la giocano. Poi certo, Pedro non è più quello di 5 anni fa, ma è sempre Pedro. E invece Felipe Anderson, fantasma, Marusic, fantasma, e via dicendo. Noi siamo questi purtroppo, e ogni volta che ricapiterà una partita del genere ce la faremo sotto e perderemo. Adesso il discorso Champions si complica, perché avevo detto che a noi servivano 2 risultati su 3 e ovviamente è arrivato il terzo. Ma se tu ti cachi sotto e gli altri giocano, è difficile che vinci. È difficile anche che pareggi, onestamente. E adesso massacratemi nei commenti, che tanto lo so che ce l'avrete da dire con tutti, giustamente, perché oggi non si salva praticamente nessuno.